Oggi in effetti vogliamo spiegare un po' le ragioni che hanno portato alla realizzazione di questo calendario di eventi. Perché questo calendario di eventi? Questo calendario di eventi nasce all'interno di un più vasto progetto intitolato FAMI fra noi due, è una seconda edizione di questo progetto finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi dell'asilo, migrazione e integrazione, che vede una serie di soggetti interessati ad un vero progetto di integrazione e inclusione del popolo migrante. Partiamo dal soggetto capofila del progetto stesso, che è il Consorzio Comune, un ente che raccoglie oggi sul territorio circa 23 realtà impegnate nel sistema dell'accoglienza e che ha partecipato ad un bando del Ministero dell'Interno per la realizzazione proprio di interventi veri di inclusione del popolo migrante, coinvolgendo una rete di ben 40 partner dislocati su 14 regioni italiane e due città metropolitane. Quindi parliamo in effetti di qualcosa che vede realmente impegnate tante realtà. Per la campagna, il referente è il Consorzio Percorsi, che ha attivato dal 1 luglio 2020 la nascita ufficiale del progetto, che poi terminerà al 31 dicembre del 2022, ha attivato una serie di percorsi per tutti quei titolari di protezione internazionale che quindi escono al di fuori, escono dalla rete SAI e che si trovano praticamente a dover interagire con il territorio di riferimento. Perché? Perché questo progetto è destinato proprio ai titolari di protezione internazionale, quindi che sia asilo politico o che sia protezione sussidiaria, e che non abbiano trascorso più di 18 mesi dalla fuoriuscita del progetto. Perché tutto questo? I dati che ci vengono restituiti dal Ministero dell'Interno, gli ultimi sono del 2017, ci racconta purtroppo una realtà particolarmente difficile, cioè il 20% dei titolari di protezione internazionale che quindi sono stati accolti all'interno dei SAI, soltanto il 20% oggi sottoscrive un contratto di lavoro. Quindi dopo un percorso di orientamento, di inserimento lavorativo, al termine del progetto di accoglienza SAI, soltanto il 20% ha quindi una opportunità di lavoro con un contratto, mentre il 40% invece dei titolari di protezione internazionale, purtroppo soltanto il 40% oggi ha un percorso di autonomia abitativa ben definito. E questo da cosa dipende? Io mi permetto di interrompere. Dipende sicuramente, oggi dobbiamo fare i conti un po' con la pandemia che ci ha portato tantissimi effetti negativi. C'è una crisi lavorativa, non possiamo nascondere il fatto che non si riesce oggi a dare un inserimento lavorativo per queste persone, perché molte aziende, molte imprese sono in crisi, ma c'è anche un'altra difficoltà, che è quella proprio delle agenzie immobiliari, che difficilmente sono disposte a far sottoscrivere un contratto di locazione con i migranti, perché non c'è in molti casi un contratto di lavoro che garantisca poi il pagamento del canone di locazione. Quindi è un sistema piuttosto complesso che questa pandemia, diciamo, ha effettivamente portato tanti risultati negativi, anche perché questo progetto doveva terminare il 30 giugno per volontà del Ministero degli Interni, è stato prorogato di ulteriori 6 mesi, anche per venire incontro un po' a quelle che sono le nuove esigenze nel frattempo maturate e che sono state comunque evidenziate da vari responsabili del progetto. Perché l'obiettivo finale è l'autonomia. Allora, l'obiettivo è sicuramente l'autonomia, perché bisogna garantire attraverso questo progetto un sistema, diciamo, di ingresso dolce all'interno della comunità. Il titolare di protezione internazionale all'interno delle SAI viene accompagnato dagli operatori, dai legali, dai mediatori in un percorso di autonomia, ma nel momento in cui termina il progetto, a distanza di 6 mesi o 12 mesi dall'inizio dell'accoglienza, si trova ad agire con una comunità che in molti casi
non riesce ad accoglierlo completamente. Ecco quindi che questo progetto dà la possibilità di avviare dei veri percorsi di autonomia abitativa attraverso le modalità del rimborso, cioè si provvede praticamente a sottoscrivere un contratto di locazione e si garantisce per un periodo di almeno 6 mesi il pagamento non soltanto del canone di locazione ma anche delle utenze. Ma non è soltanto questo la finalità di questo progetto. Le finalità sono diverse, sono comunque calibrate su tutto il territorio nazionale, perché non c'è soltanto un'autonomia abitativa, non c'è soltanto un aiuto nel pagamento delle utenze domestiche. Sono stati avviati anche dei veri progetti di affidamento in famiglia, di housing, di co-housing sociale, che quindi permettono di dare un elemento in più, che è quello proprio dell'integrazione con la comunità. Il progetto nasce proprio per la rigenerazione comunità, non è soltanto un discorso di interventi economici. Si coinvolge la comunità nel processo di accoglienza, perché andando poi a lavorare sul territorio nazionale attraverso anche dei protocolli con agenzie di lavoro interinale, con agenzie immobiliari, si crea una rete anche di soggetti privati che intervengono, interagiscono per questo sistema di accoglienza. Se voleva completare, altrimenti io darei ancora la parola, perché il progetto viene portato avanti, lo ha spiegato bene.